ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovo Chatting With. Oggi abbiamo un ospite giovane, promettente, insomma un ospite particolare. Ha vinto il campionato italiano CNV nel 2022 e quest'anno è pronto a fare un salto di qualità estremamente importante. Infatti correrà, ce lo dirà lui dopo, Mattia La Casella. Ciao Matti! Ciao, ciao Simo, ciao a tutti! Come stai? Tutto bene, voi? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, grazie. Come ti stai preparando? Sei carico per iniziare? Ormai ci siamo praticamente. Sì, dai, ormai siamo agli sgoccioli dell'inizio della stagione e sì, mi sto continuando a preparare, sono molto molto carico, non vedo l'ora che inizino le prime giornate di test ufficiali e poi si parte alla grande. Dai, bene. Iniziamo subito con l'intervista, che dici? Iniziamo con piano. Anno scorso hai vinto con la Mini GP il campionato italiano CNV. Bellissimo. Innanzitutto ti chiedo dove correrai, me lo sono risparmiato all'inizio per fartelo dire proprio. Allora, quest'anno abbiamo deciso con la mia famiglia e i miei sponsor di provare ad approdare nelle ruote alte. E penso che il campionato migliore per farlo sia la Yamaha R3 Blue Crew Italian Cup. E quindi facciamo questa nuova esperienza, è un trofeo monomarca e vediamo un po' cosa ci riserverà il futuro. Ho capito. Senti, qual è il hai detto prima dovevamo passare alle ruote alte, no? Che differenza c'è? Cioè, spiega a chi magari se ne intende meno. Perché questo salto è un salto che ti può stravolgere completamente tutto e a cui dovrai abituarti, immagino. Sì, non sarà semplice, però allora, tecnicamente le cose tecniche non sono la persona adatta, però per farlo comprendere a tutti, diciamo, la moto più vicina sono i cerchi, diciamo, più vicini a quelli della MotoGP, quindi alla strada più alta. E quindi è da lì che poi parte il percorso, c'è chi fa la premoto 3, c'è chi fa la moto 3 e c'è chi come me decide di passare alle derivate di serie per poi un futuro in superbike. Quindi sei passato da un campionato dove comunque le mini GP sono delle moto, ma da quanto ci ho capito io, ecco, servono di più per capire come funziona una moto in pista a tutti gli effetti, suppongo. Certo, sì, infatti è, diciamo, il passaggio intermedio tra le mini moto e le moto a ruote alte. È, diciamo, una moto GP messa dentro la lavatrice. E comunque cerchi più piccole, cilindrate più piccole, pesi minori, anche le piste sono più piccole, però comunque ti insegnano già uno stile di guida che potrebbe portarti dei grandi risultati in futuro e fare meno fatica dopo a imparare la moto più grande, ecco. Certo, quindi andrai in circuiti completamente nuovi, l'hai detto te, avrai più potenza nella moto, insomma, a tutti gli effetti cresci come categoria, ecco. L'hai già provata? Sì, la moto l'ho provata, ho fatto una giornata di test col mio team, comunque correrò con il team di Mattia Mancino e l'MC Racing Team, abbiamo deciso di fare questa scelta e ne sono contento perché comunque mi trovo bene con i ragazzi e anche con i miei compagni di squadra, quindi sono contento. Comunque, tornando al discorso di prima, sì, la moto l'ho provata, abbiamo fatto una piccola giornata di presa misure, diciamo, pomposa, e mi sono divertito molto, la moto va forte, e comunque sono 50 cavalli, e a Pomposa, per chi la conosce, comunque il rettilineo non è abbastanza, non è corto ma non lunghissimo, abbiamo fatto i 160, quindi siamo molto molto contenti. Eh sì, passare a 160 dopo una stagione, non so, una o due stagioni di mini GP. Ma io ho fatto una stagione di gare, la mini GP ce l'ho dal 2019, però comunque c'è stato il Covid, tutte le cose, io non avevo mai fatto un campionato e abbiamo deciso di farlo l'anno scorso e penso sia stata la scelta migliore della mia vita, ecco. Quindi insomma, passare da guidare una mini GP che ha molta meno potenza rispetto appunto a una Yamaha R3, non oso immaginare, la prima volta che ci sei salito sopra, hai detto, una moto, è un toro. Sì, si impenna quando acceleri, che ci sono degli scollini anche abbastanza leggeri, comunque si sentono tutti, la ripresa.
La cosa che mi ha impressionato, a parte i cavalli, che comunque non sono esagerati, quindi tra virgolette me l'aspettavo come cosa, è il peso, perché il peso è veramente eccessivo secondo me. Comunque sono 140 kg, è tosta, fisicamente è tosta, però comunque mi sto preparando apposta, quindi arriveremo pronti sicuramente. Eh sì, eh sì. E abbiamo accennato prima anche al fatto che cambierai completamente circuiti, piste, no? Andrai in piste anche da mondiale. Prima di tutto, in che piste correrai nuove, ecco, il prossimo anno? Spiegaci un po'. E poi ti chiedo, le hai già provate tutte? Ci hai già girato in tutte? Allora, le piste dove correrò sono Misano, Mugello, e andiamo a Vallelunga, Cremona e Varano. Per i più forti poi andranno a fare la finalissima a Portimão durante il weekend della Superbike. I più forti, tra cui Mattia Lacasella. Speriamo, dai, sarebbe una bella opportunità, una bella esperienza da vivere a pieno. Vediamo se ce la meriteremo. Comunque, le piste le ho provate tutte alla PlayStation. Ancora no, comunque facendo i seri non le ho provate. E le ho nessuna? Nessuna. Quindi sarà un attimo un salto nel vuoto all'inizio, però comunque abbiamo una giornata di test a Misano prima della gara, due giornate di test prima della gara, e le altre vediamo un po' come fare. Quali tra le piste a questo punto nuove ti incuriosisce di più? Cioè dici, andremo a girare lì, che bello! Allora, sicuramente Misano, perché ci abito vicino, a 20 minuti di macchina, e comunque da quando sono piccolino vado lì a vedere i miei idoli girare dentro durante le gare della MotoGP, e sarà un'emozione indescrivibile. Poi sicuramente anche il Mugello, perché tutto quel rettilineo lì, sono curioso di vedere la moto fino a che punto arriva. Però forse quella più bella, che non ho visto poche volte anche in TV, sarà Vallelunga, perché tutti mi hanno detto che è una pista molto molto bella, e quindi dai, vediamo un po', secondo me Vallelunga. Ok. Senti, è cambiato anche il tuo modo di allenarti, prepararti effettivamente a quello che è un weekend di gara? Ma allora, sicuramente a livello mentale, psicologico, sono molto molto più carico. Cioè, a me non piace molto allenarmi, però ci sto mettendo tanta, tanta dedizione, tanta determinazione in quello che faccio, ci credo molto. A livello di allenamento in palestra c'è mio babbo che mi segue, e lui è un personal trainer, e abbiamo cambiato un po' lo stile di allenamento, perché comunque passiamo da una moto da 60 kg a una da 140, e quindi sarà impegnativo. Sicuramente sto andando anche molto di più in bici, perché dai, comunque sempre il peso della moto, ma anche i circuiti, le gare saranno più lunghe, e quindi anche a livello cardiaco sarà importante. Comunque sì, ci sto mettendo, diciamo, più dedizione, ecco. Che tipo di lavoro fai in palestra? Senza andare sul dettaglio, ecco, che sono sicuramente nozioni che ti avrà detto tuo padre, però dove sta il lavoro del pilota al di fuori della pista? Allora, sicuramente bisogna cercare di trovare il giusto compromesso tra potenza, forza e equilibrio, diciamo, gli esercizi proprio eccettivi per la disciplina. Diciamo che sì, cioè sono tutti esercizi magari classici che si mettono dei... come posso dire? Dio, boh, questo è difficile. Allora, sono tutti esercizi, diciamo, che sì, si sviluppano sulla forza, sulla resistenza soprattutto, e sulla potenza da andare a scaricare, magari con uno squat, uno stacco da terra, tutte queste cose qui, ma anche di equilibrio, quindi magari in piedi su una palla mentre si fanno i bicipiti, cioè abbinare più componenti per cercare di trovare il giusto compromesso tra le due. Senti, parliamo un po' di quelli che sono stati gli inizi a tutti gli effetti della tua carriera. Te sei un 2007, quindi insomma tra me e te ci sono... che mese sei? Gennaio. Tra me e te ci sono 7 mesi, io sono di luglio, quindi insomma alla fine siamo lì. Come è iniziato tutto? Perché ti sei appassionato così tanto alle moto, e soprattutto dov'è che hai detto io voglio fare il pilota?
Allora, sicuramente quando ero piccolino, la prima volta che sono andato con la mini moto, non le guardavo neanche in televisione, però c'era un mio compagno delle elementari che tuttora è ancora il mio migliore amico. Lui già girava, lui è iniziato piccolissimo, allora un giorno mi ha detto: "Dai, andiamo a girare". Siamo andati in un pistino a Cattolica, vicino casa, e da lì diciamo non sono più sceso. Poi, quando ho realmente deciso di iniziare a intraprendere la strada, di dire voglio farlo come lavoro, secondo me da quando è iniziato ad allenarsi a Bastianini con mio babbo, e da lì ho detto: "Cavolo, però è veramente veramente bello". E quindi da lì forse direi che il primo inizio, diciamo, è stato quello lì. Che rapporto hai con Enea Bastianini? Allora, diciamo che Nea è un mio amico ormai da tanti anni, da quando è iniziato appunto ad allenarsi con mio babbo, l'ho iniziato a conoscere sempre di più. Ci vediamo abbastanza spesso, alcune volte in palestra appunto capita magari di fare due chiacchiere anche in maniera più tecnica e sono sempre consigli da prendere, accogliere e farli tuoi, perché comunque è il massimo, lui è arrivato al massimo punto e non mi sbilancio molto, però secondo me è anche uno dei più forti, dei più tosti. E quindi tutto quello che dice è oro. E lo prendo e me lo faccio mio e vediamo che magari in futuro mi porteranno grandi consigli, i suoi grandi consigli mi porteranno, diciamo, avanti. Spero. Senti, dove ti vedi tra 10 anni? Pensi a Mattia Lacasella tra 10 anni, dove può essere, che cosa può aver fatto e a che cosa punti, ecco. Allora, sinceramente non me la sono mai fatta questa domanda, perché mi hanno sempre insegnato, in questo sport mi hanno sempre insegnato a vivere, a prendere giorno per giorno, perché comunque i costi sono veramente alti. E quindi non so cosa mi potrebbe riservare il futuro. Allora, il cuore mi dice, spero comunque farlo di lavoro, no? Quindi o al CIV, o in Superbike, o in MotoGP, che comunque sei stipendiato, diciamo, quindi è proprio il tuo lavoro, cioè non devi fare nient'altro per Certo. vivere, ecco. Però la testa, diciamo, la parte più cosciente, tra virgolette, mi dice: tieni più strade aperte perché non si sa mai. Allora te la rigiro, visto che non vuoi sbilanciarti troppo, e ti chiedo, a tutti gli effetti, dov'è il tuo obiettivo, cioè qual è il tuo obiettivo? Ah, sicuramente quest'anno andare a Portimão, magari. Quello potrebbe essere un bel obiettivo. No, sicuramente è sistemarmi con le moto. Potrebbe, cioè, io vorrei davvero che proseguire in futuro, quindi cercare una strada senza andare a rischiare troppo, perché comunque è come vincere la lotteria, cioè il 50 e 50, anzi, qui anche meno possibilità. E quindi non lo so, cioè proprio è difficile come domanda, però spero più avanti possibile, Ragazzi, non si vuole sbilanciare, è una cosa incredibile. Non vuole dire io voglio finire lì, non ce lo vuole dire. Non so per scaramanzia o per che cosa, però non ce lo vuole dire. non Vabbè. voglio, non voglio fare troppo il gallo, ecco, però magari, non lo so, andare in Ducati ufficiale in Superbike Oh, questo volevo sentire io. e battagliare con quelli con cui ho battagliato da bambino sarebbe bellissimo. Ecco, a proposito di questo, colgo la palla al balzo e ti chiedo, guardando qualcuno dal punto di vista mondiale, quindi MotoGP, Superbike o Moto2, Moto3, ci direi te, un Sì. pilota che cattura proprio la tua attenzione, che lo guardi e dici, cavolo, vorrei avere la sua caratteristica, gliela ruberei proprio. Ah, a me piace un botto Pedro Acosta. Cioè, io lo seguivo già dal CEV e sapevo che c'aveva qualcosa ancora che non era riuscito a esprimere. E quando guida la Moto 3 o anche la Moto 2 che se la fa sua, cioè lo vedi che magari vai, guardi delle gare in Moto 3 che non passa, dici non la passi sta curva, e poi esce con nonchalance e fa delle robe assurde. Quindi la sua tranquillità, diciamo, quando guida, perché proprio vedi che è sicuro di lui. Se dovessi scegliere una figura che ti ha spinto, direi, che ti ha accompagnato in questo percorso, non un pilota, proprio una figura a te vicina, sceglieresti tuo padre? La mia famiglia, sì, mia mamma, mio babbo, tutti, diciamo, tutti quelli che mi stanno intorno, perché non mi sono mai sentito dire un no. Cioè, non mi hanno detto stai sbagliando, è la strada sbagliata. Sono
Sicuramente mi hanno calmato molto, perché per me sarei già al mondiale a livello di spese e tutte quelle robe lì, perché non è mia competenza, cioè non ci penserei un attimo. Però giustamente, appunto, mi hanno un attimo fermato da questo punto di vista, però non mi hanno mai negato niente. Quello che era nelle nostre possibilità abbiamo sempre cercato di farlo. Hai toccato un punto molto delicato di questo sport, che è purtroppo la costante assenza di sostenimento, comunque di soldi. Possiamo girarci intorno quanto vogliamo, senza i soldi in questo sport si va veramente poco lontano. Quanto è importante avere qualcuno, comunque uno sponsor, tanti sponsor, delle aziende che credono in te per proseguire, ecco, in questo sport? Purtroppo è il 100% del lavoro, perché comunque prima di arrivare a essere pagato, diciamo, quindi a farlo come lavoro, hai dovuto fare una gavetta e da lì non si scappa. E quindi o hai uno sponsor o comunque una famiglia che ti supporta, ma qualcuno almeno per un anno deve aver tirato fuori qualcosa, perché purtroppo le moto costano, i pezzi costano, sono tutti molto fragili, quando si cade sono sempre danni, e quindi la parte economica è fondamentale in questo sport, almeno per partire. Perché degli sponsor dovrebbero credere in Mattia Lacasella e il suo progetto? Allora, sicuramente una cosa che magari molti ragazzi forse ogni tanto potrebbero perdere è la passione, che quella è fondamentale. Io quella ce ne ho da vendere, e quella lì è l'unica cosa che ti fa rimanere concentrato, ti fa rimanere sul pezzo, non ti lascia nulla per scontato. E quindi diciamo che potrebbe essere una carta vincente. Sicuramente i risultati, diciamo, anche pochi, sono stati pochissimi, perché comunque ho corso solo un anno, però già in un anno sono riuscito a fare una crescita abbastanza importante, mi sono riuscito ad adattare presto anche ai miei avversari, e quindi vedremo quest'anno. Però ecco, a livello di corsa è questo. Poi comunque, dai, a livello mediatico mi sposto un pochino, quindi sicuramente un po' di pubblicità potrebbe rientrare. Senti, dietro di te vedo cose molto interessanti, vedo un casco, ci puoi far vedere un po' quello che hai? Sì, c'ho anche i libri della scuola. C'è anche i libri della scuola, vabbè, quelli interessano meno, però dettagli. Che allora, figata. Questo qui è il mio casco dell'anno scorso. Che bello. Che bello. Firmato CSD Racing Design. Il mio grafico, il mio amico Nick, che insieme alla sua amorosa fanno dei caschi della Madonna. E abbiamo deciso di mettergli questo adesivo quando abbiamo vinto il campionato, così rimane là appeso sul muro e me lo guardo tutti i giorni, perché comunque è un ricordo molto bello che ci tengo a ricordarmi sempre, ecco, perché è da qui da dove sono partito. Senti, quello di quest'anno l'avete già presentato? Ci puoi dire qualcosa o addirittura farcelo vedere? Sì, allora, quello di quest'anno ancora non è pronto, però quest'anno mi supporterà Kaber Gelmez. Infatti ci tengo a ringraziare Andrea, che è una persona veramente fantastica, ha creduto in me quest'anno e mi sta supportando al massimo delle sue possibilità, e quindi sono veramente contento e ci tengo a ringraziarlo. Non l'abbiamo ancora iniziato a fare, però le foto del progetto. Vabbè, se non vuoi... No, non l'ho mai fatto vedere. Ah, ok, proprio qua in diretta da Simone Landi Race. Sì. Ok. Quindi, per vedere queste novità bisogna seguire Simone Landi. Bisogna seguire Simone Landi Race, c'è poco da fare. Che bello. Sì. Questa è la grafica che mi ha fatto Nicolas, e a me piace veramente tanto. Appunto la scritta Matto dietro, e sopra ci sarà Pasquinelli, il mio sponsor, che ci tengo a ringraziare anche loro, che dall'anno scorso mi stanno supportando e sono una carta fondamentale di questo gioco. Che bello. Senti, ti faccio le ultime domande, vado un pochino di più sul personale. Sei uno che quando sbaglia tende di più a
arrabbiarsi con se stesso, nel senso cercare di capire perché. Cioè, sei uno che dice, cavolo, qua potevo fare meglio. Da voi si dice patacca, no? Sono stato un po' un patacca. Sì. Oppure sei uno che dice, vabbè, dai, abbiamo sbagliato, andrà meglio la prossima. Allora, diciamo che io sono più metà e metà, diciamo. Perché non mi arrabbio troppo con me stesso, non mi arrabbio con nessuno, però cerchiamo tutti insieme di capire qual è stato l'errore, perché se è stato un errore sciocco, uno, non ha senso ripeterlo, e due, se si può far meglio, perché no? E sicuramente quando c'è una caduta o un errore abbastanza grave è normale essere all'inizio un po' arrabbiati e bisogna lasciar sbollire un po', cioè io sono uno che vuole rimanere abbastanza da solo per cercare di non rispondere male a nessuno, ecco, perché ho un carattere abbastanza forte. Però alla fine quando mi sono passati quei 5 minuti, analizziamo un po' il problema, vediamo se ho sbagliato io e cercare di non ripeterlo. In questo, cioè, quando ci sono queste situazioni, no? Chi è intorno a te? Sta un pochino calmo, cioè lasciamolo un po' sbollire e poi andiamo a sentirlo, oppure non ci sono particolari problemi? Ah, per me non ci sono molti problemi. E sicuramente non sono io che vado. Cioè, in quel momento lì sto un attimo da solo. Però se qualcuno mi viene a chiedere cosa è successo, mi fa piacere, perché mi sento comunque che al fianco c'ho delle persone valide, competenti e che soprattutto mi vogliono bene. E quindi ricerco, alcune volte magari non lo faccio vedere, non lo dico, però mi farebbe piacere, e la maggior parte delle volte è sempre così. E quindi dai, dopo parliamo in maniera tranquilla e vediamo un po' cosa c'è da fare. Bene, ti faccio le ultime due domande. La prima, la prima botta pesante che hai preso, cioè sappiamo che quando si va in moto la prima caduta pesante è il bivio, no? Continuare o spaventarsi definitivamente, lasciar perdere. Tu come l'hai affrontata? Qual è stata? Dove, se te lo ricordi, e come l'hai affrontata? Ah, me lo ricordo bene, perché sabato scorso alla giornata con la 300, il primo test. Ah, questa è stata la più clamorosa. Sì, perché le velocità iniziano ad essere alte, comunque sono scivolato ai 120-130 all'ora ed è stata abbastanza pesante. E diciamo che mi ha fatto un attimo impressione vedere, a parte la moto che era un po' distrutta, ma soprattutto il casco, tutto rovinato, quindi ho detto, cavolo, la botta l'ho data. Ma allora all'inizio un po' di paura ti viene, perché dici, cosa sto facendo a fare? Però poi dopo, senza non puoi stare. Infatti anche sabato, tempo 5 minuti di mangiarmi qualcosa, bere qualcosa, rilassarmi, e mi sono fatto prestare il casco da un mio compagno di squadra per rientrare, perché non puoi far senza, cioè, chi corre lo sa molto bene. Però sì, cioè, all'inizio lo spavento è alto, soprattutto la prima volta, non avevo mai fatto una caduta così, quindi penso sia abbastanza normale, ecco. L'avversario di Mattia Lacasella ha un bel rapporto con Mattia, o Mattia tende molto a sbolognarselo, ecco, a tenerlo lontano? Dipende. Allora, gli avversari quelli belli, belli tosti, da dove puoi anche imparare, tipo l'anno scorso, ti dico, in pista ci davamo delle gran sportellate e poi la sera giravamo i monopattini, per farti capire. Cioè, sono uno molto molto tranquillo. Invece ci sono gli avversari che ne ho incontrati pochi, fortunatamente, anche l'anno scorso, però andando avanti ce ne saranno sempre di più, che sono quelli che vanno in pista e poi fuori stanno un po' sulle loro, e quindi io li lascio stare sulle loro, non vado a disturbare la loro zona comfort, ecco. Quindi non sei tu il primo a dire, no, guarda, tu mi stai rompendo particolarmente le scatole in campionato, allora non ti parlo, oppure non... No, non vado a creare zizzania con nessuno. Se è successo qualcosa in pista, te lo vengo a dire. Cioè, non te la mando a dire, ecco. Cioè, se ti devo dire qualcosa, te lo dico. Però non vado a creare polemica dove non c'è da creare polemica. Quando si è in pista si lavora, si entra, si mette a posto la moto e si vince, sperando. E quello che succede fuori
non gli do molta importanza. Bellissimo, ragazzi, semplicemente Mattia La Casella, che ha 16 anni, no, sono ancora rimasto l'anno scorso, che ha 16 anni, 2007, e sì. Ragazzi, va veramente, veramente forte, gli auguro, ti auguro, a questo punto ti auguro tutto il meglio, e dai, ci becchiamo in pista a questo punto, speriamo. Certo, io vi aspetto tutti il 16 aprile a Misano, al mio debutto, che se volete venire... Sono lì e ci mangiamo qualcosa e guardiamo la mia gara. Questo che state vedendo... La guardiamo. Questo che state vedendo è il calendario delle gare di Mattia il prossimo anno. Lui comunque correrà sempre in Italia, quindi se riuscite a fare un salto, Mattia, credo che saranno, certo, i benvenuti. Che piacere. Mattia, io ti ringrazio per aver fatto questa intervista, è stato un vero, vero, vero piacere. Anche per me, Simo, grazie mille. E dai, noi ci ribecchiamo presto. Mi raccomando, ragazzi, andate a seguire Mattia La Casella, Instagram, tutti i link social sono qua sotto in descrizione. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, è importantissimo per aiutare la crescita del canale. Se vuole dire le ultime cose Mattia, se no io chiudo anche il video. Ma io non ho niente da dire, sono contento e voglio ringraziare tutti, veramente tutti quelli che mi seguono su Instagram, mi supportano e mettono mi piace il post, comunque sempre una forma di supporto, la mia famiglia, gli sponsor, il team e tutti, veramente veramente tutti. Bene, ti ringrazio a mia volta. Detto questo, da me è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.